Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Oramai è ufficiale, Microsoft è la prima casa a dire per primo il prezzo di una console next gen. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Infatti sarà esattamente $299, sto parlando della Xbox Serie S. In pratica, per chi non lo sapesse, Xbox Serie S è la sorella minore della Xbox Serie X. $299 per una Xbox Serie S, che molto probabilmente, tradotto in prezzo europeo, dovrebbe essere 299 euro, è un prezzo abbastanza vantaggioso, perché in altre parole ci dà la possibilità di poterci catapultare nella next gen, nelle nuove console, quindi nei nuovi giochi, ad un prezzo direi abbastanza basso, 300 euro, 299 euro, naturalmente avendo la possibilità quindi poi di usufruire non solo di tutte le possibilità della next gen, ma anche dei giochi. È normale che la Xbox Serie S è inferiore rispetto alle caratteristiche di una Xbox Serie X, però attraverso una Xbox Serie S avremo comunque la possibilità di poter giocare in Full HD, che comunque non è malvagio, e soprattutto avere la possibilità di poter utilizzare anche il Ray Tracing e naturalmente allo stesso modo giocare anche ai giochi nuovi, perché mi rendo conto che non tutti magari hanno la possibilità di avere dei televisori fantasmagorici 4K o meglio ancora anche 8K, e magari dando la possibilità anche a chi non ha la possibilità di poter acquistare e spendere tanti soldi. Per ciò che riguarda quindi il prezzo della Xbox Serie S, ci siamo, la data dovrebbe essere il 10 di novembre, non è stato però questo ancora ufficializzato, forse perché ancora non hanno detto il prezzo della Xbox Serie X e molto probabilmente usciranno insieme. Qualche leak naturalmente ha annunciato che molto probabilmente la data di uscita potrebbe essere il 10 di novembre, ma naturalmente questo non è assolutamente ufficializzato, quindi prendiamo queste notizie sempre con le pinze. Hanno detto che sarà la console più piccola mai realizzata e, come si vede anche dalle foto, sarà una console priva di lettore. Ecco perché naturalmente avrà delle dimensioni molto molto ridotte, soprattutto naturalmente rispetto anche a una Serie X. A questo punto credo che Microsoft sia stata o potrebbe essere stata più intelligente di Sony. Dico potrebbe perché Sony ancora non ha comunicato niente, quindi ancora non sappiamo che cosa dirà. Però per adesso Microsoft è un passo avanti. Ora dobbiamo vedere che cosa farà Sony. Scrivetemi sotto nei commenti voi che cosa ne pensate e soprattutto, visto che fondamentalmente, diciamoci la verità, sì, ok, è vero, le caratteristiche sono importanti, però noto spesso tra i commenti che quello che vi colpisce sempre di più è il prezzo, la tasca, me ne rendo sempre conto, e dai commenti che mi scrivete e soprattutto da quello che mi dite capisco che molti di voi non hanno attrezzature molto evolute, per cui magari forse non si accorgono neanche, visto che non hanno naturalmente dei televisori all'avanguardia, di un Full HD o un 4K, e naturalmente questo è anche normale. Scrivetemi sotto nei commenti quindi se per voi può essere una cosa intelligente e astuta quella di aver abbassato tantissimo il prezzo per una console next gen. Ci vediamo al prossimo video, bye!